A Gorizia i primi cittadini dei capoluoghi regionali firmano compatti un documento che sarà consegnato al ministro Minniti tra le richieste controlli sui confini e rimpatri più veloci. Infortunio sul lavoro a Pozzallis di Rivedarcano, un artigiano edile caduto da una scala mentre saliva su un tetto per sistemare alcune tegole. Il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana dove i reati informatici sono cresciuti di più 134% negli ultimi 5 anni, a Trieste il primato tra le province. Meno lettere, cartoline, più pacchi, frutto degli acquisti online, i postini diventano sempre più telematici anche in Friuli. Pubblicati anticipi e posticipi fino a dicembre, per l'Udinese tre gare al sabato, un lunch match alle 18 con la Juve e di lunedì a Crotone. Buonasera a tutti e bentrovati all'appuntamento con l'informazione di Udinese TV. Tra poco tutte le notizie di oggi, prima come sempre la consueta finestra dedicata all'Udinese. Allora buonasera Maurizio Ferrari. Buonasera Giorgia, buonasera ai nostri telespettatori. La pagina dell'Udinese riprende con quello che è il cammino che non porterà in questa settimana ad un nuovo test della Serie A. Ci sarà sabato un triangolare per preparare invece quella che sarà la sfida della settimana successiva con il Genoa. Pausa per le nazionali, ma non sosta per chi è rimasto a Udine. Gli allenamenti ripresi questo pomeriggio, servizio curato da Francesco Pezzella. Ripresa degli allenamenti per l'Udinese dopo la batosta, la sconfitta di Ferrara, una settimana di lavoro che inizia senza 15 calciatori e sono i convocati per le rispettive nazionali. Una ripresa che ha coinciso anche con la ripresa del grande caldo, per fortuna però le previsioni meteo ci dicono che nei prossimi giorni le temperature torneranno ad abbassarsi. Ma intanto parliamo di quello che oggi si è visto al Brusischi. Il gruppo dei superstiti dalle chiamate in nazionale, definiamoli così, ha lavorato in maniera separata perché in cinque si sono dedicati soprattutto ad una parte atleti che sono Danilo, De Paul, Lasagna, Angela e Terò. All'interno di questo gruppo di cinque calciatori Terò ha svolto un lavoro a sua volta differenziato rispetto agli altri compagni. Per il gruppetto invece con Del Neri, con Ferrazzoli, con D'Urso, Ciano e Minello, lavoro tecnico sul campo numero 3 con esercitazioni di passaggi, di cross e tiri in porta. A proposito di tiri in porta, erano disponibili oggi soltanto i portieri Bizzarri e Borsellini perché, come sapete, gli altri insieme al gruppone dei giocatori di movimento sono stati convocati in nazionale. L'Udinese ha un duplice scopo in questo periodo, quello di iniziare a lavorare in previsione della gara contro il Genoa che è stato confermato dalla Lega, si giocherà domenica alle 15, quindi non ci sarà né anticipo né posticipo, domenica 10 settembre Dacia Arena Udinese Genoa. Questo è uno degli scopi ed è quello principale che purtroppo Del Neri dovrà perseguire con 15 calciatori in meno, ma c'è anche un altro scopo, quello di avvicinarsi al triangolare internazionale di sabato prossimo, perché alle 16 a Nova Gorica l'Udinese giocherà un triangolare con partite da 45 minuti contro il Nova Gorica e l'Istra. E noi trasmetteremo ovviamente in diretta le tre partite a partire dalle 16 su Udinese TV. Questo dunque è il resoconto anche dei tanti assenti, ci sono però altri resoconti da fare per quello che riguarda il calendario. Quest'oggi la Lega ha pubblicato un lunghissimo comunicato, anche atipico, visto che di solito vengono pubblicate 5, 6, 7 giornate. Invece in questo caso il calendario degli anticipi e posticipi vede ben veramente tantissime partite, dalla terza alla 17ª giornata della Serie A. Sono ben 6 le variazioni per il mondo bianconero. 3 anticipi del sabato, una gara il lunedì e 2 variazioni anche sulla domenica, tra cui anche la gara con la Juventus che si giocherà alle ore 18. Per riepilogare tutte queste variazioni abbiamo il servizio di Lorenzo Pausa. Nei prossimi 3 mesi e mezzo saranno ben 6 le occasioni in cui l'Udinese non giocherà di domenica alle 15. Questo per effetto del calendario di anticipi e posticipi diramato dalla Lega Calcio fino al 17° turno. In particolare, tutte le giornate dalla 6ª alla 9ª vedranno i bianconeri in campo in date orari non canonici, a cominciare dalla trasferta di Roma in programma sabato 23 settembre alle 15 per lasciare il tempo ai giallorossi di preparare il successivo impegno in Champions League. Si giocherà di sabato anche Udinese-Sampdoria, con fischio d'inizio alle 18 del 30 settembre, mentre domenica 15 ottobre ci sarà il primo match dell'ora di pranzo, al Franchi alle 12.30. Posticipati alle 18 di domenica 22 ottobre l'incontro casalingo con la Juventus e a lunedì 4 dicembre alle 19 il 15° turno a Crotone.
Cambia infine la data di Inter-Udinese, anticipata a sabato 16 dicembre alle 15. Per quanto riguarda invece la Coppa Italia, nel quarto turno la squadra di Del Neri riceverà il Perugia giovedì 30 novembre, due giorni dopo la sfida fra Pordenone e Cagliari in Sardegna. Ecco, proprio questo aspetto ve lo rimarchiamo anche con il comunicato ufficiale, perché non ci sono ancora gli orari di queste partite che arriveranno invece successivamente, come vediamo anche dal portale della Lega Serie A, sono semplicemente indicate le date, scopriremo più avanti anche proprio con la programmazione televisiva quello che sarà l'orario della sfida al Perugia. Torniamo anche un passo indietro, perché a proposito di dichiarazioni ufficiali che arrivano dalla società bianconera, ieri sera durante Udinese Tonight abbiamo ascoltato il pensiero del direttore generale Franco Collavino sul momento, sulla partenza sicuramente non felice di questa stagione dell'Udinese. La verità è che in queste due partite la squadra si è presentata senza essere, come dire, passatemi il termine, né carne né pesce, senza esprimere una identità precisa, e questo purtroppo non è il modo di presentarsi di fronte ai propri tifosi dopo oltre due mesi di lavoro, di preparazione, e soprattutto non è il modo di approcciare un campionato. L'allenatore non è in discussione, non può esserlo dopo due giornate, e soprattutto non può esserlo dopo aver fatto le cose buone che ha fatto vedere nella stagione scorsa. Ecco, semmai, se mi permettete, siamo un po' arrabbiati con lo staff di Del Neri, questa è la verità. Ebbene, oggi noi non siamo contenti del lavoro di questo staff. In tal senso, ovviamente, se necessario, e concordandolo con Del Neri, siamo pronti a sostituire chi non è all'altezza all'interno di questo staff e ad assumere anche altri tecnici qualificati per completare o per fare meglio il lavoro che dobbiamo fare per presentarci, passatemi il termine, in maniera proprio presentabile in questo campionato. Abbiamo tanti giocatori, i giocatori che arrivano a Udine hanno un profilo che necessita di un lavoro per essere migliorati, e per fare questo c'è bisogno di un lavoro puntuale e mirato. La società è intervenuta massicciamente sul mercato, considerato anche un po' quello che ci stava facendo vedere questo inizio di campionato, ci stiamo muovendo per cogliere delle opportunità, delle altre possibilità. E a proposito di opportunità che potrebbero arrivare dal mercato, uno dei nomi che si era sfogliato anche ieri sera è quello di Okaka, che continua a rimbalzare anche sulla rete, così come leggiamo dal sito Gazzamercato, che fa parte del network della Gazzetta dello Sport. Il centravanti potrebbe passare dal Watford all'Udinese, si attende il suo sì. Questo è il rumor più forte per quello che riguarda la punta, nella giornata che ha visto anche un obiettivo di mercato, Pavoletti, passare invece al Cagliari. È tutto per il momento per la pagina ampia dedicata al mondo bianconero. Linea a te, Giorgia, poi ci ritroveremo nella seconda parte. Sì, a tra pochissimo, Maurizio. E dunque, oggi è stato il giorno annunciato, atteso, dell'incontro, del confronto tra i quattro sindaci dei capoluoghi regionali sul tema dell'accoglienza dei richiedenti asilo. A Gorizia i quattro primi cittadini hanno firmato compatti un documento che sarà consegnato al ministro Minniti. Ci racconta tutto Francesca Santoro. Controlli mirati anche sui confini settentrionali, pratiche di rimpatrio più veloci, una commissione per il riconoscimento della protezione internazionale in ogni capoluogo e l'immediato potenziamento di quella attiva a Gorizia. Queste le richieste contenute nel documento congiunto sottoscritto dai sindaci dei quattro capoluoghi regionali, frutto del vertice convocato in municipio a Gorizia dal primo cittadino Ziberna. Tra le istanze della lettera, che sarà consegnata martedì al ministro Minniti a Trieste, anche la creazione di una commissione parlamentare governativa dedicata alle problematiche specifiche del flusso di migranti via terra, la presa in carico da parte del Ministero delle spese sanitarie e il rafforzamento degli organici delle forze di polizia. Non è un documento di natura partitica, cioè non è espressione di una vision per ciò che può essere di centrodestra o di centrosinistra, ma è un documento condiviso, perché tre sindaci sono di centrodestra, un sindaco è espressione di centrosinistra. Oltre a una fotografia fatta naturalmente dello status, delle condizioni in cui versano i nostri quattro comuni capoluogo della regione, siamo permessi di fare delle proposte al governo per il tramite del ministro, sia in ambito nazionale sia in ambito regionale. Non siamo mai stati convocati dalla regione ad un unico tavolo. Da parte della regione non c'è mai stata una vicinanza nei confronti delle nostre richieste o un sostegno delle nostre richieste indirizzate al governo.
Quindi questa sinergia è un segnale che la Regione dovrà tenere ben presente. È constatato che questo filtro tra Stato e Comuni, la Regione non lo ha fatto, siamo costretti, il nostro malgrado, a farlo come sindaci. Magari potessimo evitare di farlo e magari potessimo perciò trovare nella Regione un alleato. Mi auguro però che questo possa accadere, ovviamente, grazie magari anche a iniziative a tavoli dei sindaci come queste. Ricorderete, se ne è parlato negli scorsi giorni, nelle scorse settimane, che il più diffidente su questo incontro e su questo patto tra sindaci, così lo abbiamo chiamato, era stato il sindaco di Udine, Furio Onsel. Però il documento congiunto sottoscritto oggi ha livellato anche le differenze di pensiero, di appartenenza politica. Un documento molto pacato, privo di qualunque slogan o di qualunque atteggiamento pregiudiziale. Ci sono anzi molte considerazioni che io avevo sottolineato già da anni. È giusto trovare un'intesa proprio perché in questo contesto una voce dei sindaci è comunque una voce importante. Fino adesso la gestione di questi richiedenti asilo è stato gestito in modo direi sufficiente a Udine per risolvere la criticità, però non in un modo che potesse permettere di trovare la soluzione migliore, proprio perché da un lato c'era il governo nazionale con le sue scelte attraverso i prefetti, dall'altro c'erano interventi della regione con i suoi canali e noi come sindaci che dovevamo in qualche misura subire quelle che erano le scelte degli altri. Quindi io penso che strutturalmente c'è bisogno di maggiore intesa. Se fosse stato rispettato fin dall'inizio il primo accordo di tranche del Ministero, e quindi la possibilità dei comuni di accogliere quote ben definite, nessuno si sarebbe accorto di queste persone, avremmo potuto iniziare percorsi di integrazione. Evidentemente quando una comunità accoglie troppe persone, questo diventa un fenomeno ingestibile, produce anche fenomeni di rigetto. Abbiamo troppi richiedenti asilo, una grande parte di questi non riceverà alcuno status di rifugiato eppure rimarrà comunque qui. Occorrono quindi procedure più snelle di riconoscimento, espulsione e rimpatri più rapidi, punti in cui poterli mettere e ospitare in attesa della risposta del governo, e anche finanziamenti e soldi per garantire alla nostra comunità di non vedersi sottratto il diritto di poter vivere tranquillamente nelle proprie città. I comuni oggi sostengono spese grandi dal punto di vista dell'igiene, del decoro e anche purtroppo della sicurezza. Il ministro si accorgerà che siamo tutti uniti perché poi siamo di colori diversi. A Trieste abbiamo una situazione di degrado nel silos, la droga che viene venduta da questi immigrati. Io dico basta, noi non vogliamo altri immigrati, questa è la mia linea. Siamo la frontiera orientale, che non è che ci arrivano dalla Sicilia, ma arrivano dall'est europeo e spesso da altri paesi dove sono già entrati e poi ci arrivano in Italia perché quelli non li vogliono. Beh, credo che dovremmo chiarire questi punti col ministro. Continuiamo a parlare di accoglienza diffusa e di ospitalità dei richiedenti asilo nei vari paesi del Friuli. Quando si parla di questi temi è inevitabile tirare in ballo la Caritas, come è successo per esempio nel recente caso di Maiano. La Caritas di Udine si appresta a partecipare al nuovo bando della prefettura. Siamo andati a trovare il suo direttore, Don Luigi Gloazzo. Sentiamo. Ci sono tre modalità dell'accoglienza, che una la più strutturata e fa riferimento al Ministero dell'Interno, che è lo SPRAR. Allora, nella provincia di Udine ci sono tre di queste esperienze, una a Udine, una a Codroipo e una a Cividale. Noi come Caritas gestiamo quella di Cividale. La seconda cosa, ecco, c'è una esperienza di accoglienza attraverso la città di Udine. Infine sono i centri di accoglienza straordinari, i cosiddetti CAS, che sono sparsi su tutto il territorio. Noi complessivamente come Caritas diocesana, quindi attraverso una quarantina di operatori, tra cui anche psicologi, mediatori culturali e persone tutte qualificate, quindi laureate, accogliamo sui 500 richiedenti asilo. I bandi, è stato pubblicato l'ultimo della prefettura di Udine, voi vi parteciperete e in che maniera? Noi partecipiamo proprio perché riteniamo che l'esperienza acquisita ci dà l'opportunità di continuare ad un'accoglienza non solamente provvisoria, ma finalizzata in ogni caso a possibile integrazione. Riteniamo che anche l'accoglienza può essere uno strumento straordinario di animazione della comunità, di superamento di quelle che sono le paure e quindi
tutti i complessi razziali che noi abbiamo. A proposito delle paure e di quanti agitano timori sulla presenza nei vari paesi e di questi richiedenti asilo, qual è la vostra risposta? Quella concreta. Noi diciamo sempre che con le paure non si ragiona, sull'esperienza sì. Purtroppo quello che ci duole è che si parla più delle cose e delle situazioni che non funzionano, che sono scappate a quella che è la realtà educativa o alla realtà della sicurezza, che non alle grandi esperienze positive di cui potremmo parlare ad abundantiam. Il Tribunale del Riesame di Trieste, riunitosi stamattina, si è riservato di decidere sulla richiesta di scarcerazione presentata dai legali di Francesco Mazzega, il 36enne che ha ucciso la fidanzata Nadia Orlando poco meno di un mese fa. Dopo essere stato ricoverato nel reparto di psichiatria dell'ospedale Santa Maria della Misericordia, il giovane è tornato in carcere il 10 agosto. I suoi difensori, gli avvocati Federico Carnelutti e Annaleda Galluzzo, hanno presentato istanza al riesame affinché il collegio valuti la possibilità di una misura cautelare alternativa e meno afflittiva della detenzione. E ora parliamo del maltempo. Vi abbiamo raccontato ieri sera in uno dei nostri servizi come l'estate ormai abbia le ore, abbia i giorni contati, ma intanto ieri sera si è dovuto fare i conti con un'altra ondata di maltempo che ha colpito soprattutto Pordenone. Vediamo il servizio. Vigili del fuoco di Pordenone al lavoro da ieri sera per interventi di messa in sicurezza di edifici e aree della città dopo i danni provocati dal violento nubifragio che si è abbattuto dalle 18 in poi di ieri sul capoluogo della destra Tagliamento. Pioggia, grandine e fortissime raffiche di vento hanno sferzato il territorio di Pordenone, provocando soprattutto in una fascia compresa tra la Comina e Via Revedole lo scoperchiamento di tetti, la caduta di alberi, rami, cartelli stradali, provocando anche difficoltà alla circolazione stradale quasi ferma lungo un tratto di Pontebana a causa della scarsissima visibilità. Le operazioni di messa in sicurezza e ripristino del territorio sono iniziate già ieri sera e sono proseguite nella giornata di oggi da parte dei vigili del fuoco e degli uomini della protezione civile. Più di 150 le richieste di aiuto pervenute al centralino del comando dei vigili del fuoco di Pordenone, che finora hanno eseguito circa 60 interventi. Infortunio sul lavoro oggi a Pozzali, su un artigiano è caduto da una scala ed ora si trova in ospedale in pericolo di vita. Stava salendo su un tetto di una casa privata per sistemare alcune tegole danneggiate dal maltempo quando è caduto dalla scala da un'altezza di 5 metri. Vittima della caduta, un artigiano edile di 48 anni, residente a Madrisio di Fagagna, le cui condizioni sono talmente gravi da far temere per la sua vita. L'incidente è accaduto a Pozzalis di Rive d'Arcano. La scala era tenuta a terra per una maggior sicurezza dal padre dell'infortunato, anche lui artigiano ma in pensione. Restano da chiarire le cause della caduta. Le condizioni del ferito sono parse subito gravissime, tanto che dopo essere stato stabilizzato sul posto è stato portato in codice rosso all'ospedale civile di Udine. Sul posto, oltre ai sanitari, sono intervenuti i carabinieri della stazione di Martignacco e gli ispettori del lavoro dell'azienda sanitaria. Il Friuli Venezia Giulia è una delle regioni italiane in cui si commettono più reati informatici, o meglio, è la regione in cui negli ultimi 5 anni i reati informatici sono cresciuti di più, pensate, del 134%. Il servizio. L'ultima in ordine di tempo è l'ennesima mail con un finto account dell'Agenzia delle Entrate attraverso la quale si notiziava l'utente di un parziale rimborso del canone RAI a seguito di un errore nel calcolo dello stesso. Sono poi sempre più infime le sex extortion o blackmailing attraverso le webcam, attività di adescamento online architettate per estorcere materiale al minore coinvolto sia per fini di carattere sessuale che economico. Casi che molte volte, tra l'altro, non vengono denunciati per paura o vergogna delle vittime. Le truffe e i crimini informatici sono una minaccia sempre più incombente e a dimostrarlo ancora una volta sono i numeri, come quelli forniti dalla DAS della Compagnia Generale Italia specializzata nella tutela legale.
Le denunce delle forze di polizia all'autorità giudiziaria per reati informatici sono cresciute in Italia di oltre il 51%, con una incidenza di un reato ogni 393 abitanti. E il Friuli Venezia Giulia è la regione italiana dove sono cresciuti di più negli ultimi 5 anni, più 134%, con una denuncia all'autorità giudiziaria ogni 349 abitanti, al settimo posto nella graduatoria nazionale. Secondo quanto rilevato dal DAS, tra il 2010 e il 2015 le denunce per reati informatici si sono quasi triplicate a Trieste e più che raddoppiate in provincia di Udine e Pordenone. Parola d'ordine, provare a limitarli rispondendo colpo su colpo. È un aiuto quotidiano e utile, si sta rivelando sempre di più la pagina Facebook del Commissariato di Polizia Online, dove costantemente vengono smascherate le truffe più ricorrenti e si può trovare risposte utili e consigli per chi si trovasse di fronte ai criminali informatici. Ma fortunatamente la rete non è solo luogo di truffe e crimini, ma è anche un'opportunità e anche una comodità. La tendenza chiaramente ormai diffusa è quella di fare shopping su internet, un'abitudine che ha decisamente cambiato il ruolo del postino. Vediamo. Sono circa 200.000 i pacchi derivanti da acquisti online recapitati nel primo semestre nella provincia di Udine attraverso la rete dei portalettere e del Corriere Espresso di Poste Italiane. La figura storica del postino, evidenzia il gruppo, sta cambiando parallelamente alle nuove abitudini di consumo e di corrispondenza. La borsa, più che lettere cartoline, contiene dunque sempre più pacchi frutto dell'e-commerce ed è affiancata dall'equipaggiamento tecnologico, palmare, POS e stampante. Un postino versione 2.0 al nord, ma anche nel resto d'Italia, dove 25 milioni di pacchi sono già stati complessivamente consegnati tra gennaio e giugno da Poste Italiane, che mira a superare i 50 milioni entro la fine dell'anno. Il commercio elettronico in Italia è stimato dagli esperti in crescita nel 2017 del 16% per un valore di oltre 23 miliardi di euro. In uno studio di Confartigianato Imprese, relativo al 2016, il Friuli Venezia Giulia risultava la terza regione con la più elevata propensione ad effettuare acquisti di e-commerce, al vertice la Valle d'Aosta. Tra i settori più coinvolti, viaggi e trasporti, abbigliamento, tecnologia, editoria, spettacoli. Utilizza l'online per gli acquisti? Sì, certo, lo utilizzo. In genere che cosa compra di più attraverso l'online? Biglietti ferroviari, biglietti aerei, libri, anche zaini, borse. Quasi mai, anzi mai. Come mai non lo utilizza? Preferisco guardare la merce vis-à-vis. È più piacevole fare shopping camminando, andando in giro per la città. Acquista mio marito e acquista libri, vini. Sì, esclusivamente per libri, guardi, libri e DVD. Quindi anche a casa sua il postino arriva insomma con qualche pacco o ancora con qualche cartolina e lettera? No, arrivano pacchi, però ho uno studio, li faccio arrivare lì, quindi sono sicuro anche della consegna. Per portare pacchi, almeno a casa mia, non viene. Ecco. Cartoline a casa sua arrivano ancora? Qualcuna, sì, però sì, ormai si sceglie un'altra forma di comunicazione, tutto su WhatsApp e via. Parliamo ora di residuati bellici, quelli che continuano a riemergere dal fondale marino della nostra regione. Terzo rinvenimento in 3 mesi a largo di Grado da parte dei pescherecci locali. Vediamo di che cosa si tratta. A maggio, tra le reti a strascico di un peschereccio, si impigliò un'ancora romana in piombo antico, delle grandi dimensioni, 180 kg di peso, molluschi e licheni marini compresi. A fine luglio scorso invece un pescatore si era imbattuto in un cannoncino tedesco della Seconda Guerra Mondiale finito tra sogliole e branzini. Ed ora il motopeschereccio Audace, che durante la battuta di pesca effettuata nelle prime ore di lunedì mattina a circa 4 miglia dal porto, ha ritrovato un esemplare simile ad una mitragliatrice nel cesto di raccolta dei fasolari, completamente ricoperto da incrostazioni marine. Il fondale della costa friulana continua dunque a regalare misterioso materiale storico e bellico che racchiude tracce interessanti del passato. Come da prassi, il pescatore ha avvertito l'ufficio circondariale marittimo di Grado, capitanato dal tenente di vascello Elisabetta Bolognini, che, coadiuvato dai militari della stazione dei Carabinieri, si è recata in banchina per esperire le opportune azioni di vigilanza e messa in sicurezza dell'oggetto. Dopo un consulto con il personale del 3° Reggimento Genio Guastatori di Udine, i militari hanno appurato da un primo esame visivo
che si trattava di un residuato bellico privo di qualsiasi potenziale offensivo. Sarà ora il personale specializzato dell'esercito a verificare nello specifico la natura e la storia dell'oggetto. Pesca solo notizie invece, per lo più sportive, il nostro Maurizio Ferrari. Con questo lancio non possiamo che continuare la nostra pagina, però cambiando argomento, abbiamo parlato molto della prima squadra nella prima parte del nostro TG. Adesso spazio anche alla primavera, perché è alle porte anche l'avvio del campionato della formazione giovanile di Giacomin, che domani tra l'altro si preparerà con un test interessante contro il Padova. Lo ha sentito per noi proprio durante questa puntata di Pomeriggio Calcio andata in onda oggi Francesco Pezzella. Sì, il vero obiettivo è quello del 9 settembre. Ovviamente tutte le partite vanno affrontate nella maniera giusta, con la consapevolezza che comunque il risultato è importante, però sicuramente in questo periodo stiamo lavorando molto e ci stiamo concentrando per la partita del 9 settembre contro l'Inter, una squadra che sicuramente ha dei valori importanti, ma noi ci stiamo preparando con qualche difficoltà, ma anche con tanta voglia di arrivare a quel momento e fare la nostra partita. Sicuramente è un campionato, diciamo, vero, quello come quello che fa la prima squadra, quindi un campionato è sicuramente più importante, e dove i ragazzi devono capire che adesso i tre punti contano ancora di più. C'è questa classifica da mantenere per rimanere nel campionato primavera d'elite, e bisogna farlo assolutamente a tutti i costi. Prima c'era un solo obiettivo, no? Che era quello di dover vincere un campionato primavera importante, e soprattutto questo lo facevano soprattutto le società più importanti, e facevano anche giocare dei ragazzi con un'età magari maggiore, proprio perché avevano più esperienza, e si lavorava forse ancora di più sul cercare di far crescere i ragazzi. Adesso perdiamo quella componente di crescita dei ragazzi, adesso conta molto di più il risultato, e conta forse qualcosa meno lavorare sui ragazzi, perché comunque c'è una classifica e quindi diventa un lavoro completamente diverso. Lavoro che vede protagonista anche l'Italia, abbiamo detto dei tanti impegni dei nostri nazionali, li seguiremo ovviamente in questa finestra, ma soprattutto c'è un'altra classifica che preme, quella dell'Italia che affronta la Spagna con la volontà di conquistare Russia 2018. Quest'oggi ha parlato in conferenza stampa proprio di questo argomento Leonardo Bonucci. Con la Spagna ci sarà da soffrire, ci sarà da fare una grandissima partita, proprio per come dicevi te, perché è una squadra, una nazionale composta da grandi campioni che hanno fatto le fortune della Spagna nell'ultimo decennio, quindi servirà la migliore Italia. In certe partite credo che la condizione atletica arrivi fino a un certo punto ad essere importante. Ovvio che non puoi essere al 30% per giocare contro i campioni, ma gli stimoli che ti dà una partita del genere ti aiutano a sopperire quello che magari fisicamente ti manca per arrivare al 100%. Noi siamo una squadra, un mix di giovani e di tra virgolette vecchi, comunque gente esperta a livello internazionale. Per sopperire a quel gap che c'è con la Spagna, sicuramente, come dicevo prima, dovremmo dare oltre il meglio di noi stessi, perché le nostre caratteristiche le sappiamo quali sono: corsa, sacrificio e umiltà e voglia di stupire, quindi andiamo lì consapevoli di non partire battuti. In chiusura dal calcio maschile facciamo un rapido passaggio anche a quello femminile. Vi ricordiamo l'appuntamento di domani con l'Open Day dedicato proprio al mondo in rosa, tinto ovviamente di bianco-nero. Un sogno per chi desidera vivere l'Udinese anche al femminile. Potranno partecipare le ragazze tra 5 e 18 anni. Appuntamento alle 17.30. Tutte le informazioni disponibili sul sito udinese.it. Palla a te, Giorgia. Grazie Maurizio, le previsioni del tempo per domani: cielo sereno su tutta la regione con venti di brezza. Nel pomeriggio farà piuttosto caldo in pianura e verso il cadore sarà possibile qualche annuvolamento. È tutto, siamo in chiusura, grazie come sempre per la vostra attenzione e buon proseguimento di serata su Udinese TV.